consigliere Pentasuglia. Buonasera, consigliere. Buonasera, buonasera, buonasera a lei. Allora, diamoci del tu perché ci conosciamo da una vita. Quindi... Sì, Antonio, con piacere. Allora, consigliere Pentasuglia, tu sei stato assessore alla sanità della Regione Puglia, no? Nella scorsa legislatura. Stiamo affrontando forse la fase più difficile che mai abbiamo avuto, non solamente in Puglia, in tutto il mondo. Vorrei sapere da te qual è la situazione in questo momento delle nostre strutture, in particolare nella provincia di Taranto, visto che, come ben saprai, c'è stato un ulteriore caso quest'oggi a Grottaglie. Sì. Ma la situazione è, diciamo, molto delicata e assai complessa dal punto di vista della presa di coscienza collettiva che ci deve essere, perché c'è stata una inversione di tendenza negli ultimi 4-5 giorni, che è una cosa già assai importante, ma dobbiamo migliorare l'approccio al tema, che è molto delicato e complesso. Dal punto di vista sanitario c'è un lavoro enorme che medici, infermieri, tutto il personale del comparto sanitario sta facendo. Le mele marce, diciamo, stanno dappertutto, e quelle in questo momento si isolano da sole, però, diciamo, va fatto un plauso. Che cosa significa mele marce? Che mele marce? Per i quali trovano ogni scusa a leggere la circolare, l'adempimento, perché qui le disposizioni partono dalla Protezione Civile Nazionale, poi vengono recepite dalle regioni, poi ogni regione cerca di modulare rispetto al proprio territorio. Noi fino adesso abbiamo casi molto rari. Noi abbiamo due casi ufficiali a Manduria, uno diciamo per un medico che lavorava su Castellaneta, e ci sono una quarantina di tamponi in attesa di avere l'esito, per cui c'è una fase di verifica anche su alcuni casi che sono in quarantena, diciamo, molto particolare, presso il proprio domicilio, come è giusto farla per chi è tornato dal nord o per chi ha avuto contatti con persone che sono state in regione colpite da questo virus, e quindi, diciamo, c'è una fase, diciamo, di attenzione molto alta. Nel frattempo, diciamo, ormai da 3 giorni si stanno preparando strutture. Tutte le strutture sanitarie stanno dando ulteriori posti. È novità di queste ultime ore che da domani, per esempio, l'oncologia di Martina Franca viene trasferita nell'ala nuova del reparto di cardiologia per fare posto nell'ex, diciamo, ormai oncologia, che poi avrà il posto nuovo nella costruenda situazione della nuova oncologia con la rianimazione. Di dare da 5 a 7 posti letto per la terapia intensiva ventilata, assistita, a fianco al pronto soccorso, perché Martina è il primo ospedale della provincia di Taranto ad aver avuto, grazie al supporto dell'aeronautica militare, perché quel giorno abbiamo avuto problemi tra aeronautica, che ha dato il suo, diciamo, il suo assenso, e la Protezione Civile, abbiamo costituito queste due zone, triage e quarantena. Ecco, però la gente in questo momento, consigliere, ha bisogno di altre informazioni. Ad esempio, quanti posti abbiamo nella provincia di Taranto di terapia intensiva? Allora, che tipo di emergenza possiamo soddisfare oggi? Allora, in questo momento noi abbiamo 26 posti, ma ne abbiamo 4 che sono venuti dalle province, 3 dalle province di Bari e 1 dalla provincia di Brindisi. C'è una richiesta dal nord di utilizzare un posto a Taranto. Ma le volevo dire la cosa più importante, che nel frattempo, come ha liberato gli spazi Martina, lo sta facendo Manduria, Castellaneta e Taranto, diciamo in queste ore, proprio materialmente in queste ore. Novità ancora più importante è la decisione di trasferire l'oncologia dal Moscati al Villa Verde e l'ematologia alla clinica d'amore. I primari delle due strutture stamattina hanno fatto i sopralluoghi e hanno visto l'utilità degli spazi, per cui Taranto destinerà il Moscati ad ospedale Covid-19 nel caso di una emergenza, e lì ci saranno posti tali soddisfare
Consigliere Pentassuglia, prima di farle poi una domanda, perché assessore, lei è stato assessore alla sanità, quindi tutta la Regione Puglia, e parleremo, ahimè, anche di quelle che sono state le dismissioni che sono state fatte in passato e che, sono, e che in qualche modo oggi o si è sbagliato prima a chiuderli o abbiamo sbagliato ora a riaprirli. Cioè bisogna capire un po' alcune strutture dismesse, però completiamo questo. Quando, ma Antonio, non si è riaperto nulla, perché diciamo coloro i quali dormivano fino a ieri mattina mo iniziano a fare comunicati, io non li sopporto, perché se dico quello che ho fatto nell'ultima settimana vale 5 anni di lavoro. Qui non c'è l'autocelebrazione di nessuno, nessuno sta riaprendo nulla, adesso c'è una emergenza sanitaria che è devastante e va diciamo attenzionata con gli operatori e gli spazi che vanno dedicati, perché a noi mancano i ventilatori, perché diciamo la tragedia del nord fosse partita dal sud, io non so di che cosa staremo a parlare in questo momento. Consigliere, se noi parliamo ad esempio di a Terlizzi, che abbiamo un ospedale chiuso con 20 respiratori là, in li ha fatti vedere le Iene, no? Chiusi a Terlizzi, e stiamo parlando di respiratori e i ventilatori, scusami Antonio, sono già stati riposizionati nei luoghi dedicati alla tenda. Non a caso stiamo ospitando le persone dal nord. Era materiale che giaceva là con tipo deposito a Terlizzi, ma ce ne sono però, altri. Scusami, però, vuol dire che i ventilatori non servivano in quella fase, attenzione alla comunicazione, non servivano in quella fase perché non c'era un'emergenza. Attenzione, perché poi però se si spendono 3 milioni di euro e il materiale viene inutilizzato, voglio dire, non è Antonio, che in questo momento questa polemica non serve, è una polemica, scusami se te lo dico con franchezza, io potrei fare tante polemiche ma non le faccio in questo momento, perché c'è, magari ce ne fossero adesso ventilatori da mettere a disposizione a fianco a letti che spero non servano a nessuno, perché arriva però 27, quando parliamo di 27 posti di rianimazione nella provincia di Taranto ad esempio, no? Sì. Certamente dobbiamo considerare anche eventuali utilizzi per altre patologie che possono verificarsi, no? Sono pochini, no? Perché 27, allora, per possiamo pensare a 27 rianimazioni solo per il coronavirus, pensare che se uno domani fa un incidente stradale e deve entrare in terapia intensiva, allora, c'è un problema. Distinguiamo le due questioni. Intanto sono state sospese tutte le attività ambulatoriali e quelle programmate che non hanno bisogno d'urgenza. Gli ospedali stanno lavorando regolarmente su quella che è l'attività. Ma un infarto non si può programmare, no? Quindi, se un infarto diviene, però devo spiegare. Quindi l'attività viene garantita sia alle urgenze sia al coronavirus. Da lunedì finalmente avremo anche la possibilità di avere i tamponi su Taranto in 3 ore e non in 9-12 ore, perché oltre al Policlinico adesso è l'Istituto Zooprofilattico di Foggia che ci sta facendo i tamponi, ne stanno 2 di Martina in osservazione, i tamponi li avremo domani. Detto questo, i posti di rianimazione a quelli che ho detto si aggiungeranno già da domani e dopodomani i posti che si stanno liberando nei diversi presidi ospedalieri. Martina. Ecco, parliamo di tamponi un attimo. Intanto ha fatto una non sapevamo di 2 casi di Martina che si stanno esaminando, quindi c'è il sospetto che anche a Martina possa essere arrivato. Martina, ogni giorno a Martina Franca ci sono stati da 3 a 5 tamponi che sono risultati tutti negativi. Ce ne sono 2 mandati stamattina, che entro domani sapremo regolarmente se sono positivi o negativi, come mi auguro, come gli altri, però sono controlli che si stanno facendo. Questo per dire come funziona. Noi riusciamo a fare, io ho sentito ieri un'intervista del governatore Emiliano, mi sembra che possiamo fare al massimo, non so se è veritiera questa informazione, 2000 tamponi al giorno, mi corregga se sbaglio. La rete è stata allargata perché per fare i tamponi i centri devono essere accreditati. Sì, ma Emiliano parlava anche già ieri di quello di Foggia, del centro Foggia, quindi parlavamo di... È già convenzionato insieme al Policlinico con il sistema regionale pugliese. Da domani però io mi metto al sicuro, dico da lunedì, perché so come funzionano le burocrazie, perché sto seguendo la questione delle mascherine, dei ventilatori ormai da una settimana. Siccome so di questa cosa, io mi metto al sicuro e dico da lunedì
Taranto avrà la sua opportunità. E il fatto che i due primari di oncologia e ematologia destino... No, compreso il fatto dei tamponi, voglio dire, i tamponi quindi quando ne riusciamo a fare al giorno, continueranno, abbiamo detto, Policlinico e Foggia, giusto? Antonio, tutti quelli che i medici competenti in materia ritengono di dover fare, perché c'è una procedura che loro utilizzano. Certo, avranno più spazio di manovra da lunedì, perché ci sono dei criteri che vanno utilizzati, se c'è febbre, se c'è tosse. Io ti dico questo per un motivo, perché gli esperti dicono che noi avremo proprio un picco, proprio entro una settimana la Puglia, in particolare il sud, avrà un picco di... Noi tra oggi e domani fino al 3-5 aprile saremo nella zona rossa per noi, nel senso che ci aspettiamo la maggiore incidenza. Questo come dato epidemiologico è come fatto di arrivo di oltre 21.000 persone da altre regioni, molti si sono messi in autoquarantena, molti non l'hanno fatto e continuano a girare liberamente. Cioè, non è quel caso, diciamo, specifico della Puglia, ma basta vedere cosa succede in Italia. Noi parliamo sempre comunque di 27 posti in rianimazione nella provincia di Taranto complessivamente. Quelli sono quelli esistenti ad oggi. Ho detto, solo Martina metterà a disposizione 6/8 posti in più, oltre la stanza del triage e la stanza asettica, che sono, diciamo, le tende messe a disposizione, quelle pneumatiche messe a disposizione dall'aeronautica, posti all'interno della struttura ospedaliera. Senti, riordino, quindi in qualche modo oggi c'è una differenza sostanziale tra nord e sud, tra strutture sanitarie del nord e strutture sanitarie del sud, eccetera. Noi al sud abbiamo sempre fatto riordini in continuazione, chiusuri, ma questo non solamente l'ultima amministrazione, ma io parlo da 20 anni a questa parte, abbiamo avuto sempre una debacle sotto il profilo sanitario, no? Proprio a livello di... ed è evidente, cioè non è che possiamo dire che non è vero, così come anche i vari concorsi che si stavano attendendo, i concorsi escono in prossimità di rinnovi delle elezioni regionali. Oggi siamo in difficoltà, in realtà proprio siamo sotto quello che dovrebbe essere la pianta organica di medici e infermieri, non solamente di questo ne abbiamo parlato anche tanti anni fa, diverse volte, siamo sempre, non dimentichiamoci che un'Utica Martina Franca non l'abbiamo mai avuto, l'abbiamo voluto dismettere perché non c'era personale, non c'erano medici. Quindi questa pianta organica, che doveva essere in qualche modo riequilibrata, non è mai avvenuta e oggi siamo in difficoltà anche per questo, sei d'accordo? Allora, sono 7 anni che parlo di questo tema e sono rimasto inascoltato. Mi dispiace parlarne in un momento di emergenza. Io ho sentito lamentarsi i presidenti del Nord. Io ero al tavolo nazionale quando loro dovevano recuperare il personale in più, lo dovevano smaltire entro il 31 dicembre 2020. Parlo dell'accordo 24 luglio 2014. Io ero al tavolo nazionale da assessore. Questa pandemia ha determinato uno sconquasso dove loro ci hanno, nostri corregionali, con i contratti di collaborazione, non con le assunzioni a tempo indeterminato. Il problema, mi auguro che questo governo ha messo 3 miliardi per la sanità, oltre a mettere questo, metta in campo una dinamica di riposizionamento come Italia Unita sotto il tricolore che ieri abbiamo giustamente fatto sventolare, e tutti oggi ci sentiamo molto più italiani con questo disastro che sta sotto gli occhi di tutti, a dire come si equipara la regione del sud a quelli del nord. Perché? Perché noi con un gettito fiscale inferiore, questo a chi continua a professare le dinamiche leghiste o quelle della secessione, ma non voglio fare polemica, se noi abbiamo la stessa numero di abitanti della Emilia Romagna all'incirca, perché prendiamo nel riparto del fondo sanitario 800 milioni in meno? 800 milioni di euro in meno. Voi che pensate? Noi il 7 aprile siamo stati chiamati al Ministero per uscire dal piano operativo. Se la Regione non esce dal piano operativo, quindi una norma dello Stato, non ha libertà di azione nelle assunzioni. È il cane che si morde la coda. Finalmente, grazie a questa cosa, noi siamo l'unico paese in Europa che aspetta le specializzazioni.
adesso basta essere laureati e vuoi andare in corsia. Cioè, questi provvedimenti andavano fatti perché se tu hai 3.500 ragazzi che fanno la specializzazione, 14.000 stanno senza poter accedere. E andavano fatti e non si sono fatti, mi stai dicendo questo in pratica. Come? Andavano fatti anche per tempo e non sono stati fatti. Certo, bisognava investire sui bandi di specializzazione, Antonio, perché tu hai un problema. Io ho fatto una lettera, diciamo, grazie ai buoni rapporti e ai buoni uffici mantenuti negli anni, altrimenti saremmo crepati in periferia e non avrei risolto tutto quello che sto risolvendo, perché diciamo, si sta costruendo una rianimazione che è stata finanziata a marzo del 2015, poi qualcuno, i burocrati, chi non risponde come la politica dei loro tempi, deve dare conto, diciamo, di perché si sta costruendo adesso a Martina e non è pronta da 2 anni, ma questo lo faremo in un'altra fase quando mi divertirò io a fare, diciamo, senti, un po' l'escalese. Però chi dice, su questo tema noi non possiamo far scappare i nostri ragazzi, perché poi la gente va al nord, leggevo stamattina, e nelle corsie degli ospedali del nord si parla pugliese come calabrese o siciliano. Consigliere Pendassuglia, tu che sei uno che le cose le dici, voglio dire, non chiudi la bocca per non, non nasconderle. Allora, si dice anche, è una vox populi, che questo braccio di ferro evidente tra te e il governatore Emiliano in qualche modo abbia penalizzato un po' il nostro territorio. Tu a chi dice questo, che cosa rispondi? Ma che non ha argomenti e non conosce il mio fare agire quotidiano, cioè, sono dei poveri a loro, cioè non hanno argomenti e loro devono parlare con me che gli dico il fatto. Io quando non ho condiviso, perché non avevo chiuso Grottaglie, non avevo, per me quello era un POC, cioè un presidio ospedaliero centrale in capo, e oggi sarebbe stato utilissimo col Santissimo. Ma detto questo, io ho messo tutto per iscritto. Emiliano sa che sono una persona vera e seria, che ha saputo dire di no alle poltrone, che non si è venduto alle lusinghe di nessuno. Io difendo il mio territorio. Io ieri e l'altro ieri ho lavorato con quelli di Manduria per i ragazzi che nessuno chiamava, che erano a scuola a Francavilla, dove la sua insegnante, diciamo, la loro insegnante ha avuto un problema, è ricoverata al Perrino. Antonio, io sto con la gente dalla mattina alla sera, me ne frego delle chiacchiere da rabbaraccone. Il problema vero. Ma tu stai, stai confermando comunque che c'è una, no, con un contrasto tra te, Emiliano. Ti do una news: con Emiliano abbiamo recuperato alla grande, perché ha capito che io non sono stato mai dietro la porta sua, né a parlare male, né con le carte in mano per avere qualche piacere. Io in questi 5 anni non sono andato mai in presidenza a chiedere. Lui è venuto a Martina, ha visto i progetti, ha visto i cantieri, ha visto le opere che io ho portato avanti con tanto sacrificio, facendo delle cose inumane, diciamo, fino a 10 giorni fa che sono stato a Roma per provare ad evitare che qualche figlio di buona signora ci freghi i soldi della circonvallazione in questo casino di recuperare soldi, e non ce li toglieranno perché abbiamo chiuso l'intesa con ANAS. Ma detto questo, io, diciamo, sto col mio territorio a prescindere. Io non ho il tempo di fare comunicati, altrimenti in questi 5-6 giorni vi avrei detto delle cose di una umanità che voi non avete. Questo per quanto ti riguarda. Comunque quello che sta facendo la Regione Puglia, penso che siamo ben informati, basta guardare Barbara D'Urso, basta guardare Giletti, basta guardare Carta Bianca, vediamo sempre puntualmente il governatore che ci informa su quello che sta facendo. Però sì, oggi c'è una situazione. Quella battaglia deve essere una battaglia di tutti i pugliesi, il presidente quella battaglia la deve portare, deve avere il supporto nostro al tavolo nazionale, perché una volta per tutte, chi parla di equità e di giustizia sociale deve fare conto che noi abbiamo una popolazione che diventa sempre più anziana. Adesso abbiamo avuto sto cataclisma all'improvviso, nessuno ci credeva, nessuno. Adesso, diciamo, le ragioni della paura del nord, che nei prossimi 10-15 giorni potrà toccare il nostro territorio se non stiamo attenti a stare in casa, a stare fermi, a non completare un disastro, ma ad essere attori protagonisti, come tanta gente ha chiuso le sue attività. E adesso bisogna parlare di queste cose, perché noi abbiamo bisogno di rilanciare l'economia un attimo dopo aver salvato le vite umane. Ma questo sta a tutti noi, no? Lo dico con estrema franchezza.
Però noi stiamo facendo la guerra con nemmeno le baionette. Se un'informazione di oggi è che addirittura le forze dell'ordine non hanno nemmeno le mascherine in dotazione e praticamente hanno difficoltà anche ad andare a fare dei controlli in alcune abitazioni dove si sospetta che ci possa essere qualcuno che abbia... Cioè, Antonio, mi fa piacere parlare con te, tocchi i tasti, però parliamo veramente, grazie di avermi chiamato. Antonio, c'è da dire che la circolare del Ministero è quello che ha detto il Borrelli e anche il professor Lopalco, ha detto chiaramente che il problema della mascherina, se stai a distanza, è un problema che non c'è. La mascherina la devono portare le persone affette da malattia. Assolutamente, siamo d'accordo su questo. Ora stiamo facendo una dissertazione, però tu sai benissimo che in questo momento, per quella che è la comunicazione che si sta facendo a livello nazionale, sì, la gente mettendosi la mascherina, al di là se possa essere o meno efficace contro il virus, o i guanti, psicologicamente serve, benissimo, no? Perché c'è lo stato psicologico che porta. E questo, se la settimana scorsa, qualche giorno fa, c'è stato addirittura un imprenditore che è andato in ospedale per portare la madre, sembra che abbia fatto un esposto, una denuncia, so che cosa ha fatto, e che praticamente ha visto, ha notato lui, che sia il personale medico che gli infermieri avevano difficoltà, temendo che avesse il virus, avevano difficoltà anche a visitare questa persona che poi aveva tutt'altro che un problema legato al virus. C'è l'aspetto psicologico, che i medici non abbiano le mascherine, quelle mediche, non è un fatto di Martina Franco, allora, è un fatto generale a livello nazionale. Allora, Antonio, il fatto è generale. Il fatto è generale, hai ragione, però nel caso di specie dell'altro giorno, quella paura, diciamo, sta ai medici governare questo fatto. Loro hanno un protocollo e sono medici. Tu immagina che deve succedere al familiare di quella signora quando vede una situazione del genere. Si sa quali sono i sintomi, la gente fa un percorso dedicato. Il comune di Martina, per esempio, ha dato a polizia, carabinieri e vigili urbani il materiale, ne ha ordinato altro. Ci sono imprenditori che si stanno muovendo autonomamente, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto questi giorni, di dire che bastava l'autocertificazione ed è stata emessa nel decreto ministeriale. Cioè, è una cosa che ha colpito tutti all'improvviso e quindi bisogna lavorare tutti insieme, far arrivare e sdoganare la merce che possiamo mettere a disposizione. Anche oggi pomeriggio in ospedale è andato un noto imprenditore di Martina, ha scaricato due furgoni di materiale. Cioè, qui c'è una solidarietà che immane. Quel giorno, se la TAC deve essere sanificata perché non si sa chi è passato, per un fatto di sicurezza, bisogna parlare ai cittadini. Cioè, non bisogna avere paura, perché la gente sa che sta andando in un ospedale. E se passi in questi giorni, è una settimana che i pronti soccorso sono vuoti, perché la gente ha paura e sta a casa. Allora il ragionamento qual è? È un problema culturale che riguarda ognuno di noi, per carità, ai medici va detto grazie del grande lavoro e della grande paura. Loro davvero in questo momento è encomiabile il lavoro di quel sistema, compreso quello delle forze dell'ordine che devono fermare le persone per strada a dire per piacere andatevene a casa, che state facendo in giro. Ma questa partita è una partita culturalmente molto avanti ed elevata che deve fare ognuno. Dopodiché, il ritardo di Protezione Civile, perché giustamente in questa fase ha privilegiato le regioni del nord che sono rimaste senza materiale con quel picco, diciamo, noi stiamo avendo in maniera centellinata purtroppo il materiale che sta arrivando. E qui anche qui, grazie a molti imprenditori che sanno che il materiale non è certificato, ma stanno provando a dare una risposta comunque al nostro territorio, in maniera molto grande. Stamattina l'ASL di Taranto ha contattato alcuni imprenditori del nostro tessile per avere la disponibilità a produrre le mascherine secondo il nuovo DM. Cioè, c'è un work in progress che, diciamo, mi fa piacere dirti, perché tu saprai sicuramente per le notizie che raccogli, ma ti posso dare, perché io ho fornito, diciamo, una serie di indirizzi, mail e telefoni per provare a vedere, diciamo, di avere la risposta. Domani arriverà quello della Protezione Civile regionale, il dottor Erario ci sta dando una mano con la sua struttura e l'assessore Nunziante, perché alle richieste del sindaco e dell'assessore Palmisano stanno rispondendo per vedere di dare al personale del comune, ma soprattutto a vigili, carabinieri, polizia e guardia di finanza, e poi tutto quello che resta alle strutture sanitarie, perché è giusto che abbiano le protezioni anche per le persone che vanno nel percorso. Se per esempio pensiamo al percorso donna che deve partorire, noi dobbiamo mettere in sicurezza tutti quanti. Donato Bentassuglia, io personalmente, un fatto che può sembrare privato, ma penso che
che non è stato gradito un po' dalla maggioranza dei pugliesi. Un po' quelle affermazioni del presidente, del governatore Emiliano su quelle persone che stavano scendendo da Milano in Puglia o al sud, no? Li ha chiamati in tutti i modi, untori, stanno venendo a fare i focolai qua, eccetera, eccetera. Allora, tutto non mi è piaciuto proprio il passaggio da parte del governatore. Io sono il padre di due ragazzi che stavano a Milano che non sono venuti, venuti giù. Sappiamo che tante persone sono state licenziate, sono stato contattato anche da altra gente, licenziate a Milano, che non avevano più lavoro, non avevano soldi in tasca, non avevano possibilità di dormire a qualche parte, né in albergo, né in B&B, non avevano di che mangiare, forse riuscivano a mettere insieme i soldi, ripeto, per tornarsene in Puglia. Allora, nei momenti in cui un governatore dice untori, dovete rimanere, siete degli squilibrati, dovete rimanere là, tutte queste cose, queste persone qua che fanno? Li mantiene il governatore Emiliano, li mantiene la regione Puglia? Chi li mantiene queste persone? Allora, Antonio, il ragionamento è vero. Magari i toni sono stati, diciamo, molto forti Posso riportarteli questi toni? Sì, no, Antonio, non quelli che ha detto. E a me Antonio, la cosa disgustata. Antonio, non metto in dubbio, ti voglio dire. I toni sono stati forti per smuovere le coscienze, perché noi fino a 8-9 giorni fa abbiamo detto era un problema della Lombardia, è un problema dell'Emilia. No, noi ci sentivamo così lontani, perché purtroppo non le prendiamo seriamente le cose, molti di noi, non tutti, grazie a Dio. Il problema è soltanto il percorso da utilizzare. Chi è sceso e ha avuto, perché purtroppo i casi positivi che abbiamo avuto anche nella nostra provincia, te lo garantisco, sono persone che sono andate o a convegni o a prendere figli o parenti dal nord. Tu mi dici, è un caso, non metto in dubbio nulla. Io dico diamoci però per un fatto di completezza di informazione, sì. Diciamo che in Lombardia ci sono 11 milioni di abitanti, in quel momento i contagiati erano 10.000, quindi praticamente stiamo parlando di numeri, no? Non sì, è detto che chi veniva laggiù fosse contagiato. Oltretutto, scusami, il decreto in quel momento prevedeva che uno con una certificazione potesse venire. È il sistema che deve controllare se le persone che partono hanno mai o meno un contagio alla febbre. Antonio, ci sto arrivando. Il problema è proprio questo, esattamente questo. La circolare prevedeva, come prevede, di spostarsi in alcuni consessi, che non sia la zona rossa che è interdetta in ingresso e in uscita. Cioè, vediamo in televisione gente che porta il mangiare ai genitori anziani, glielo lascia al posto di blocco e se lo vanno a prendere. Sto parlando di altro, la gente poteva scendere, noi il percorso è soltanto una scarsa comunicazione, siamo stati disattenti tutti. Allora, noi il problema è che quella gente, come arrivava da quelle zone, doveva starsene a casa, perché l'esempio di Sciacca dato in televisione ieri è gravissimo. Stiamo parlando di un'altra cosa. Il discorso è che quella scellerata comunicazione da parte del governatore non ha fatto altro che queste persone che scendevano diventavano quasi appestate, cioè si è creata poi sui social, si è creata nei confronti di questa persona, di queste persone. Io ho letto delle cose in giro. Sì, Antonio, i social. Se tu accendi il fuoco, sei un'istituzione, sì. Sei un imbecille. Allora, Antonio, tu mi insegni, io i social ormai, diciamo, i miei figli mi dicono che sono all'antica, continuo a sbagliare perché per la mole di lavoro che faccio io devo stare sui social dalla mattina alla sera. Il problema è un altro. Qui dobbiamo distinguere la fase, perché hai ragione, i termini sono una cosa e i toni. La gente sapeva di arrivare e di stare 14 giorni. Chi lo ha fatto non ha avuto nessun problema, né lui né la famiglia, grazie a Dio. Bisogna soltanto fare una serie sotto il profilo sanitario. Però è stato visto, dal momento in cui è arrivato nel suo paese, uno che viveva a Milano veniva visto in cagnesco da chiunque. Ma questo è un errore. Grazie a quello che è stato fatto. Antonio, siamo d'accordo, ma è un errore che purtroppo è stato fatto. Dobbiamo guardare avanti, aiutare queste persone a dire stati 14 giorni a casa. E se nel caso, come abbiamo fatto per i ragazzi di Manduria, sono stati chiamati ogni giorno dal nostro servizio, nonostante la ristrettezza delle persone, perché ci siamo organizzati e hanno detto se avevano febbre, se avevano tosse, se avevano altri sì, ed escono dalla quarantena, così stiamo tranquilli tutti. In questo momento... Ora ti voglio fare una domanda. Tu sei stato assessore alla sanità e alla salute.
io una domanda che mi faccio. Io ritengo che fare il governatore sia un compito abbastanza difficile e oneroso per chiunque lo faccia. Siamo d'accordo su questo? Certo. Benissimo. Ora, mi vuoi spiegare come fa uno che già, scusami, un'espressione volgare, che ha tutti i cazzi suoi per la testa a fare il governatore, a mantenere a sé anche una delega importante come quella alla sanità? Antonio, io questa cosa l'ho detta 5 anni fa e mi è costato anche il fatto di essere uno fuori dalle righe, fuori contesto. Io penso che chi gestisce l'83% del bilancio regionale e con questa cataclisma che adesso, diciamo, l'assessorato ha avuto addosso, perché devi garantire dal percorso sanitario a quello sociale, sociosanitario e non solo, perché io stamattina ho speso la mattinata per gli asili chiusi, per i buoni servizio o per la cassa integrazione. Ho interrotto una call con la regione in questo momento per parlare con te, perché si sta discutendo in che termini, in che modo, con dirigenti e funzionari dobbiamo fare le autocertificazioni perché la gente possa, anche con un solo dipendente, avere la cassa integrazione e non morire di fame, perché qui il problema serio è il dipendente che deve fare reddito, l'azienda che deve mantenere, diciamo, l'azienda in piedi e la sua famiglia con dignità e onestà. Che tu hai spostato i versamenti al 31 maggio, il 31 maggio arriva, non sappiamo in che termine, in che modo, e pagheremo le tasse. Cioè, hai ragione, io questa cosa l'ho detta, però siccome è una prerogativa del Presidente, mi dispiace. No, perché a questa poi c'è un'altra domanda che noi giornalisti ci poniamo e tanta gente, ce le poniamo le domande, perché poi sono le domande che ci fanno le persone per strada, no? Le persone che ci chiamano, le persone che mandano email. Cioè, il discorso è che se tu dismetti in qualche modo le strutture pubbliche e poi favorisci quelle private, è una cosa alquanto strana e inconsueta. In questo momento tutto questo problema si sta versando sulle strutture pubbliche, no? Il problema che coronavirus in Puglia riguarda le strutture pubbliche, mentre quelle private stanno a guardare in particolare, no? Forse stavano a guardare anche qui. Attenzione, c'è un provvedimento ufficiale, il nuovo piano sul coronavirus, che vede tutte le strutture private accreditate, che, attenzione, vengono pagate con soldi pubblici e lavorano in maniera diversa, perché loro lavorano sul programmato, ecco perché si vedono sempre i corridoi liberi, puliti, senza caos. Questo lo dico perché l'altro giorno uno mi ha detto: lei è l'unico assessore che disse che a voi diamo soldi pubblici e quindi state nel sistema, dovete rispondere. Adesso loro, non a caso ho detto, i trasferimenti sono da Amore e Villaverde, se vengono confermati dai primari, perché io stimo e rispetto sia Mazza che Piscondi, abbiamo due persone eccezionali che fanno un grande lavoro dalla mattina alla sera a favore di persone che li amano, li venerano, perché davvero si donano nella passione quotidiana. Allora adesso tutti stanno dentro, perché la filiera da San Giovanni Rotondo al Panico di Tricase sta dentro questo sistema e metterà a disposizione i posti, le attrezzature e tutta l'attività. Ecco, io, diciamo, mi auguro che stavolta si faccia veramente squadra e fronte comune. Poi tu sai che io avevo fatto un piano che è stato modulato, io non l'ho condiviso, ho fatto gli emendamenti, però, diciamo, ho provato a ridurre i danni, perché il nostro territorio merita quell'attenzione, diciamo, per le patologie che oggi il coronavirus ha messo di più in evidenza. Ma noi queste cose le avevamo dette, e tu sei uno di quelli che ha registrato positivamente. Sì, però quello che nel mio archivio, a livello televisivo, a livello quando iniziai con la radio, poi le televisioni, poi i giornali, ho tante di quelle affermazioni, perché tu sai che con te abbiamo fatto delle lunghe interviste sull'UTIC di Martina Franca, no? Sulla riapertura dell'UTIC, che era programmata settimana per settimana, mese per forse mese. Antonio, però Antonio, tu hai dato comunicazione che l'UTIC sta funzionando, l'UTIC è una stanza adesso, continueranno a funzionare due stanze più una per i medici, viene messa a disposizione da domani mattina per l'oncologia del nuovo reparto. Attenzione, a Martina si era sospeso il fatto di impiantare i pacemaker, a Martina ormai sono 5 mesi che si impiantano regolarmente i pacemaker in un'azione congiunta tra i medici di Martina e il nuovo primario di Castellaneta, che viene dal policlinico di Bari, il dottor Luzzi, in un'azione combinata e congiunta che vede l'emodinamica di Taranto, che è la quinta in Puglia, e noi parliamo sempre male di Taranto, fatta da tre ragazzi
Tarantini, uno dei quali la coordina a Bracciavento di Martina Franca, che fiora all'occhiello per la Puglia, e sono tre persone che il sistema pugliese si vuole portare al policlinico e li stiamo pregando di rimanere. Cioè, attenzione, certo che mancano i medici, certo che abbiamo delle difficoltà. Ecco perché dico, adesso prendiamo spunto da questa crisi e da questa cosa che ci è giunta tra capo e collo. Proviamo a resettare il sistema perché ci sono le condizioni. Ti voglio fare una domanda col senno di poi. Tu avresti rifatto, sei stato sia assessore, consigliere regionale, ormai sono quanti anni sei consigliere regionale? 14 anni e 10 mesi. 14 anni consigliere regionale, tra assessore e consigliere regionale. Col senno di poi, tutto quello che è stato fatto lo rifaresti? Ma il mio lavoro, diciamo, lo rifarei a pieno. Non il tuo, parlo complessivamente, perché non è sotto processo, perché non è un processo, è una conversazione. Voglio dire, non stiamo discutendo di Donato Pentassuglia, che conosciamo il suo lavoro, conosciamo quello che ha fatto e conosciamo anche, sappiamo, è anche stato molto evidente per tanti anni il tuo contrasto, in particolare negli ultimi anni con Emiliano, non è che ci dobbiamo nascondere dietro al dito. Voglio dire, tornando indietro, l'amministrazione Regione Puglia, parliamo dell'aspetto sanitario, non parliamo del resto, rifaresti le stesse cose o comunque secondo te in percentuale quanto ci sarebbe da cambiare in tutto quello che è stato fatto? Ma se uno è serio, fa autocritica, alcune cose le avrebbe sicuramente fatte diversamente col senno di poi, però, perché vanno cristallizzate le questioni nel momento in cui storicizzi l'azione. La devi vedere in quel momento, certo, col senno di poi alcune cose anche con un po' di veemenza in più e facendo più squadra, perché diventa difficile, anche se è stato un buon rapporto con i consiglieri di questa legislatura, fare squadra, perché hanno riconosciuto la mia anzianità e anche la mia caparbietà, però qualcosa certo che va modificato, andrebbe modificato, perché solo gli stolti e gli stupidi non rivedono le proprie posizioni. Siamo persone, è umano sbagliare, però diciamo, chi sbaglia in buona fede, certo che mette mano a rivederle le cose. Un'ultima domanda, abbattuta velocemente. Ospedale di Martina Franca, fra 500 giorni che fine farà? 500 giorni? Quelli che sono previsti per l'apertura dell'ospedale Monopoli Fasano. Ma non c'entra nulla Monopoli Fasano, perché chiude Putignano, ingloba Castellana, Monopoli, Polignano, Fasano, cioè abbiamo un'area, quella della dorsale adriatica, priva di ospedale, perché ha solo un riferimento che è Ostuni e che rimarrà nella... Al di là della spiegazione, io ho detto velocemente una battuta, poi del fatto di Polignano, allora, perché altrimenti apriamo un'altra polemica, chiudere Putignano quando era stato rifatto Putignano, no? È stato inaugurato anche piuttosto recentemente. Putignano aveva dei reparti nuovi, per carità, che diventano FTA come conversione. Sono state fatte delle inaugurazioni in pompa magna, possiamo anche mandarle in onda, ora le possiamo fare. Per carità, ma io ti sto dicendo, Monopoli Fasano è un ospedale da 290 posti letto che servirà e non basterà al sud-est barese. Quindi l'ospedale di Martina Franca rimane... L'ospedale di Martina Franca rimane di primo livello, avrà una rianimazione e mi dispiace che qualcuno in questi giorni prova a vedere dove stanno i posti che si deve fare. L'ho prevista già io, l'ho cantierizzata, l'ho fatta diventare realtà. Sarà utile all'ospedale perché i numeri di Martina sono secondi solo al Santissima Annunziata in termini di numeri. Per alcune branche è prima in assoluto, perché continua la guerra degli altri territori su Martina, ma glielo dico a tutti i colleghi e amici, perché io lavoro per quei territori, diciamo, io a differenza loro ho un'altra visione della vita e del mondo, ma anche dei rapporti umani. Martina è il centro della Valle d'Itria, abbiamo un'utenza di 167.000 abitanti che non andrebbero né a Castellaneta né a Manduria, che andrebbero da Acquaviva a Bari. Certo. Va bene, sicuramente avremo modo di riparlarne. Ora facciamo tutti squadra comune, perché ci aspetta qualche settimana davvero di grande notizia. I prossimi 10 giorni sono importanti, Antonio, diamo questo messaggio alla gente, sta collaborando da una settimana, abbiamo visto proprio un cambio di passo, è importantissimo questo, facciamolo tutti insieme, perché ne va della vita dei nostri genitori, dei nostri figli, perché non c'è un problema di età, va preso con serietà,
perché dobbiamo uscirne quanto prima e governare questa fase, aiutando i medici poi a lavorare su come risolvere la questione definitivamente. Grazie, sei stato gentile e diretto come al solito, per Come questo sempre. ti apprezzo moltissimo. Grazie, buona serata. Grazie. Ciao, buonasera.